Salve a tutti, bentornati a Orme, sedicesima puntata. Come potete sentire già subito dal sottofondo, parliamo dei King Crimson oggi. Questa è 21st Century Schizoid Man, e quindi parliamo ovviamente, essendo la prima canzone di quell'album, dello specifico album In the Court of the Crimson King, che è il loro primo album d'esordio, diciamo, di questo incredibile gruppo inglese che fu un po' l'inventore, o comunque il gruppo che più di tutti fece per il cosiddetto progressive art rock. Allora, i King Crimson innanzitutto furono in particolare il gruppo di Robert Fripp, uno dei più grandi geni musicali del XX secolo, a mio parere. Un uomo che riuscì, tra l'altro, a essere uno dei più influenti e grandi chitarristi della storia senza essere particolarmente dotato tecnicamente, perché ce ne furono scusatemi, di molto più dotati di lui, ma riuscì a creare un suono, un tipo di un modo di suonare la chitarra progressivo che poi influenzò tutto quel filone. Lui stesso diceva di essere totalmente negato per la musica, e quindi quando sbagliava un approccio molto scientifico allo strumento e alla musica. Quando sbagliava diceva: ok, dove ho sbagliato, cosa devo fare per migliorare? Quindi un approccio molto lineare e logico. Va detto, apro parentesi, che nonostante si possa considerare il gruppo, soprattutto di Robert Fripp, perché durante la sua ormai quarantennale carriera, durante la loro quarantennale carriera, i King Crimson cambiarono tantissimo le formazioni, tenendo sempre fisso Robert Fripp, che fu un po' padre padrone, un po' dittatore. Va detto che in questo primo album la formazione, che è ancora quella della fondazione, è molto coesa. Infatti questo album è forse il loro capolavoro, non tanto come qualità delle composizioni, che è sublime, ma proprio per l'essere coeso della formazione, non mi veniva il termine, coesità non penso che esista, e per poi ovviamente la carica innovativa. Fripp, appunto, due parole, nasce nel 1946, inglese, i King Crimson furono inglesi, la scena progressive fu particolarmente inglese barra europea, perché abbiamo avuto un'ottima scena progressive anche qui in Italia, cioè ci fu un'ottima scena progressive, c'è cioè ancora in Giappone. È una scena che esulò diciamo dal mondo americano e anche dal mercato, se vogliamo, americano, perché fu in fondo un approccio più colto al rock, che non è fatto sicuramente per gli americani, che prediligono un rock più immediato, più diretto. E fu un po' appunto questo riuscire europeo a distaccarsi effettivamente, dimenticando del tutto o quasi le radici blues da cui era nato il rock, per andare a creare un suono. Scusatemi, intanto sono su YouTube, perché non ho questo album, ahimè, devo comprarlo, prometto che lo comprerò. Riuscire ad accantonare le radici blues e creare veramente un sound che rifaceva un po' al jazz. Questo sto parlando in generale del progressive, non dei King Crimson nello specifico. Un po' al progressive, un po' alla classica, ovviamente, basti pensare agli Emerson, Lake & Palmer, per esempio, che si rifecero tantissimo alla musica classica. Fu un movimento nato un po' come derivazione, alcuni dicono evoluzione, alcuni dicono involuzione, non c'è unanimità. Abbasso un attimo, questo è il capolavoro, veramente Epitaph, una delle canzoni penso più belle mai scritte. Io credo che dal punto di vista melodico il progressive ci abbia regalato le più grandi melodie mai scritte nel rock, ovviamente nel rock, perché c'era uno studio anche di tipo classico dietro. Quando mi parlano di grandi melodisti, a me vengono in mente il progressive, basti sentire anche alcune canzoni dei Van de Graaff Generator. Progressive, appunto, evoluzione, involuzione della psichedelia. Non è unanime la cosa, comunque sicuramente ebbe il là dalla scena psichedelica. Alcuni dicono che anche i Pink Floyd più moderni, quelli post-Syd Barrett per intenderci, quindi The Wall, eccetera, fossero progressive, può starci. Poi ci furono tantissimi altri grandi gruppi, i King Crimson, gli Yes, i Genesis, quelli forse un po' più commerciali, gli Emerson, Lake & Palmer, i Van de Graaff Generator che ho citato prima, che
ebbero anche una marcia in più dal punto di vista delle tematiche, perché riuscirono col Progressive anche a fare delle critiche di tipo sociale, umano, mentre il progressive in generale, non tanto questo album qua dei King Crimson, ma in generale il progressive, in cui si parlerà ancora, se nel 69 si parlerà ancora un po' di guerra del Vietnam e critiche all'umanità, ma in generale preferì avere come tematiche cose lontane, fiabesche, piuttosto che anche dello spazio. Pensiamo agli UFO, che non sono proprio progressive, ma ebbero una parte di sonorità di quel tipo. Questo per quanto riguarda la scena progressive, che poi andò un po' a morire, cioè esiste ancora adesso, poi si evolse con i Rush nel progressive metal, però io credo che il progressive fu un po' una promessa mancata. Fu quello che rese il rock adulto, ma non poteva continuare forse, perché il rock d'altronde giustamente è nato per essere immediato, per essere giovane, per essere una ribellione. Non so, io, per me è una grande promessa mancata il progressive. Poteva ottenere di più. Torniamo a bomba sui King Crimson, gruppo appunto di Robert Fripp, questo grandissimo artista che sperimentò anche molto con i Frippertonic sulla registrazione, non solo sul modo di suonare la chitarra, ma anche sulle tecniche di registrazione. E in questo gruppo, nel primo album, appunto, In the Court of the Crimson King, del 10 ottobre 69, la data di uscita 10 ottobre 69, quindi cominciavano già anche i primi, altro che i primi vagiti, cominciava anche già a muoversi l'hard rock. Infatti quell'hard rock si contaminerà, quel progressive fu tutta una contaminazione, però i King Crimson rimasero molto fedeli comunque alle loro sonorità un po' jazzate, un po' classiche, grazie anche e soprattutto all'utilizzo del Mellotron, che è uno strumento che andava molto in voga in quegli anni, che permette di, come si può dire, di manipolare, non di manipolare suoni, di ottenere suoni diversi. E quindi il periodo è quello. Pink Floyd è già usciti, Beatles erano sciolti, quindi era un momento di cambiamento in questa Inghilterra soprattutto, che si avvicinava agli anni 70, ovviamente. Oltre a Robert Fripp, in questo gruppo suonarono Ian McDonald, un po' di strumentista, suonava fiati, flauto, il sax, il clarinetto, le tastiere, canta, la voce principale, e il mellotron, ovviamente, che fu un po' una meteora all'interno del mondo progressive. Suonò in questo album, poi se ne andò perché non si trovava probabilmente nel... Scusatemi, non si trovava nell'ambiente, o probabilmente non. Scusate, la voce principale è Greg Lake, ci arriviamo. O probabilmente non riusciva a far fronte a questa, diciamo, notorietà, per quanto non esagerata come in altri gruppi, e se ne andò. Fondò poi i Foreigner, un gruppo che negli anni 70 fece AOR, insomma, ebbe un discreto successo. Sicuramente McDonald fu l'altra mente con Robert Fripp in questo primo album, questi due poli che si bilanciavano. Poi c'è Greg Lake al basso e alla voce principale, che è notissimo, è morto l'anno scorso tra l'altro, notissimo soprattutto per aver fatto parte del supergruppo Emerson, Lake & Palmer, al basso, con Emerson alle tastiere e Palmer alla batteria, spero di non dire cavolate, mi sembra che sia così, e che però suonò in questo il basso e la voce, e cantò in questo primo album. E poi c'è Michael Giles, che dir si voglia, alle batterie, percussioni, un tipo di batteria anche abbastanza legato al jazz. Tra l'altro, che va detto che la musica fu scritta da tutti i componenti del gruppo, tranne per I Talk to the Wind, che fu scritta da McDonald, appunto, e Luther in The Court of the Crimson King, The Court of the Crimson King, sempre McDonald. Mentre le lyrics, i testi furono scritti da Peter Sinfield, un poeta, un compositore, un paroliere britannico che collaborò con tantissimi gruppi progressive, collaborò con i King Crimson fino a Highland del 72, ma collaborò anche tra l'altro in Italia con la PFM, curò la traduzione in inglese, diciamo, dei loro testi. E quindi furono tutti scritti da lui, sono dei testi molto ironici, anche di denuncia. Quindi il paroliere fu un personaggio fisso, almeno fino ad Island, all'interno,
si può tranquillamente considerare un membro del gruppo a tutti gli effetti. Ancora una brevissima carrellata. Come ho detto, i King Crimson cambiano tantissimo formazione, mantenendo Robert Fripp come polo, come baluardo. Arrivano fino ad oggi, i King Crimson avranno registrato penso più di 30 album. Sempre in bilico tra creazioni. All'inizio erano molto creativi, adesso non è che non lo siano, ma ovviamente è un po' in bilico tra creazione e inseguire quello che è intanto successo. Però insomma, il livello è sempre decisamente alto, ci furono tantissime fasi nella carriera, nella vita dei King Crimson. La prima fase possiamo dire che è quella che parte con In the Court of the Crimson King del 69, poi In the Wake of Poseidon del 70, poi nel 70 e 71 Lizard e Island, che sono. Island fu, secondo me, un album eccezionale ed è un po' probabilmente l'epitome, il simbolo stesso di quello che ho detto prima, la promessa mancata del progressive. Fu un disco oltre, secondo me, è da ascoltare perché il rock era sparito completamente da quel disco. E infatti dopo quel disco cambiò formazione Robert Fripp e cominciò, ritornò nel 73 con Lark Tongues in Aspic, poi nel 74 Starless and Bible Black e poi Red nel 74 sempre, che hanno sonorità molto più acide, molto più dure, cambiò completamente, tornò a un vero, diciamo più a un rock vero e proprio. Il primo album che adesso andiamo a mettere Moonchild, va bene, o In the Court of the Crimson King, se riesco a far funzionare il computer. Il primo album però riveste un'importanza storica per due motivi. Uno perché fu l'album che diciamo inaugurò il progressive, anche se sono già stati appunto dei vagiti con gli stessi Pink Floyd, però inaugurò il progressive e questo bilanciamento incredibile tra le varie componenti del gruppo, ivi compreso il paroliere, quindi fu veramente un album perfetto, secondo me, proprio nella composizione e nei bilanciamenti tra i vari fattori, tra i vari musicisti. La prima canzone, che era quella che abbiamo sentito all'inizio, era 21st Century Schizoid Man, che è già una canzone molto, molto acida, con dei fiati che fanno da contraltare alle chitarre, ed è già subito ci proietta in un'altra, nell'epoca progressive, diciamo, nell'epoca progressiva. Poi c'è Talk to the Wind, che è una ballata di Ian McDonald, appunto scritto da Ian McDonald, una ballata molto delicata. Poi parte appunto Epitaph, una delle più grandi canzoni della storia, che ribadisco, secondo me il progressive ci ha donato le più grandi melodie, nonostante tutto, della storia del rock, se rimaniamo ovviamente nel rock. Forse riusciamo a farla partire prima che finisca il video, anche se ne dubito. Ecco qua, The Cart of Day, che è l'ultimo. Poi il lato B, diciamo, parlando di disco, c'è cioè Moonchild, che è un po' il loro primo esperimento, una sinfonia lunga in più movimenti che. Anche se fu tagliata successivamente, perché comunque era un po' ostica per l'epoca, e poi finisce con The Court of the Crimson King, dove finalmente si arriva alla corte del Re Cremisi, insieme a tanti altri personaggi descritti nella canzone, che non partirà mai probabilmente. Anche questa fu scritta da McDonald, quindi all'inizio Robert Fripp ebbe sostegno di tutto il gruppo, in particolare appunto di Ian McDonald, che poi se ne andò. Questo era l'album che segnò l'inizio del progressive, che appunto bilanciò perfettamente i fattori in campo all'interno del gruppo, e che è probabilmente il loro album più importante, il loro album più grande, forse non il più bello. Io appunto ho un debole per Island, mi piace tantissimo anche Red. Però non si può prescindere sicuramente da In the Cult of the Crimson King del 1969 dei King Crimson. Questo è tutto, ce l'abbiamo fatta a sentire le ultime, prima della fine del video, le prime note dell'ultima canzone, The Cult of the Crimson King. Ci vediamo alla 17ª puntata di Orme a breve, promesso. Ciao ciao!